Tenuta militare, cravatta annodata sotto il colletto, sguardo diretto all'osservatore, sullo sfondo tutto lo squallore del carcere. Così il grande pittore lombardo Francesco Hayez, sul finire degli anni 20 dell'Ottocento, ritrae il conte Francesco Teodoro Arese Lucini, militare napoleonico poi coinvolto nei moti risorgimentali, in un dipinto divenuto celebre sia per la sua storia che per la sua potenza espressiva. Da oggi il ritratto è visibile all'inizio del percorso degli Uffizi in cima allo Scalone Lorenze. Dopo un tour in vari comuni toscani, l'opera sarà esposta permanentemente nella Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. Un arrivo importantissimo di un capolavoro di Francesco Hayez, il pittore che viene considerato il massimo esponente della pittura italiana del Romanticismo, ma anche un quadro simbolico e un quadro chiave per la storia patria. Vediamo qui il conte Arese Lucini che si fece ritrarre da parte di Francesco Hayez nelle vesti di un prigioniero. Infatti era prigioniero sullo Spielberg, oggi sul territorio della Repubblica Ceca, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico, e quindi vuole proprio essere ricordato ai posteri in questo ruolo per via del suo impegno per l'unità italiana. Dovette andare in prigione.